18ª edizione del Pescara Wine Festival per premiare le eccellenze delle cantine abruzzesi. Panunzio, dunque, torna questo grande evento per le eccellenze, per premiare le eccellenze? Sì, abbiamo fatto un anno di stop l'anno scorso per ovvi motivi di pandemia e siamo pronti per ricominciare con naturalmente tutte le accortezze del caso. Grande successo perché abbiamo sponsor che ci sono voluti a cercare, perché questa manifestazione è una delle più importanti a livello regionale. Abbiamo 40 aziende abruzzesi, 5 di fuori regione e addirittura una di Champagne. Come sono state selezionate queste aziende? Allora, questo è un premio di una media matematica tra le migliori guide di settore, quindi diamo le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo. E si ribadisce il legame tra vino e territorio? Assolutamente, ma noi non possiamo bypassare questo concetto. Si vende il territorio e poi tutto quello che c'è dentro. Vino, naturalmente, come capofila. Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale appoggia tantissimo questo evento. Sì, sin dalle prime edizioni riteniamo che il Festival del Vino sia un'occasione unica per tre ordini di motivi. La prima, perché ci aiuta a sottolineare i grandi progressi che vendemmia per vendemmia i nostri produttori fanno per affermare i nostri vini in Italia e nel mondo, e affermando i vini affermano anche l'Abruzzo, fanno conoscere questa piccola grande regione che diventa poi anche meta per turismo non solo enogastronomico. Poi perché è un segnale necessario di gratitudine nei confronti di questi produttori che molte volte vanno avanti tra mille difficoltà economiche, e poi perché la regione è la principale organizzatrice di quello che è il piano di sviluppo rurale, che è l'elemento che la Comunità Europea ha posto al centro per sostenere le produzioni agricole ed enogastronomiche. Su questo punto noi dobbiamo fare molto di più della programmazione che abbiamo ereditato e dobbiamo cercare nella nuova programmazione di essere molto più efficienti, di spingere i nostri produttori, le nostre cantine a crederci ancora di più, a puntare sul bio e a far diventare sempre più l'Abruzzo una regione conosciuta grazie al suo ottimo vino. Dopo un anno di pausa forzata, questo significa anche un augurio per ripartire nel mondo agricolo, nel mondo appunto dell'enologico. Eh sì, ahimè, 2 anni forzati per le 2 ondate pandemiche, sono 2 anni che il Festival del Vino non si teneva, quindi è un altro motivo di particolare orgoglio e felicità che si possa tenere. E speriamo che con l'aiuto di una campagna vaccinale sempre più efficiente si possa uscire tutti quanti da questo pericolo che incombe ancora della pandemia per tornare a fare tanti altri eventi importanti come questo. Gaudenzio D'Angelo, presidente regionale dell'Associazione Italiana Sommelier d'Abruzzo. Queste sono iniziative nelle quali, insomma, voi siete in prima linea, le organizzate. Beh, ci vantiamo anche di questo onore di poter essere considerati tale, diciamo, e non è che vogliamo stare in prima linea, cerchiamo di stare vicino innanzitutto al mondo produttivo, tipo questa manifestazione qui, tipo la prossima che faremo, il Gran Gala del Vino, quindi noi siamo i comunicatori del vino, quindi in questo momento difficile di riprese e tutto quanto, poter dare un servizio agli operatori di dare un po' di visibilità, un po' di comunicazione sotto forma di premi, di riconoscimenti, ma anche lo stesso essere presenti tutti insieme già è un qualcosa di importante. Il mondo produttivo viene fuori da un momento difficile di crisi, quindi c'è bisogno di stargli vicino, c'è bisogno di dargli la spinta affinché anche moralmente si riparte, diciamo. Quindi questo è un nostro vanto in qualche maniera, una nostra mission che ci siamo dati. Quanto sono buoni i vini abruzzesi, diciamolo senza...
Mancare. Su questo problemi non ne abbiamo, insomma, quindi io non ho mai detto stiamo raggiungendo traguardi, io dico abbiamo raggiunto traguardi importanti, quindi i vini oggi sono di altissimo livello nelle commissioni internazionali, viaggiamo nei primissimi posti, quindi non è più l'enologia di 30 anni fa, oggi è cambiato tantissimo, i produttori si sono tutti aggiornati, poi c'è stato un grande avvicendamento, quindi i giovani che sono entrati, quindi vedute diverse, quindi la qualità abruzzese oggi è altissima e i riconoscimenti ci sono, perché appunto a livello internazionale oggi l'Abruzzo viene conosciuto. Io ricordo 30 anni fa quando si andava in giro probabilmente non si conoscevano le denominazioni, si conosceva qualche brand di qualche azienda pioniere che si è mosso. Oggi si conoscono le denominazioni, oggi si comincia a conoscere il territorio, quindi per noi è una grande cosa questo. Marcello Antonelli, presidente del Consiglio Comunale di Pescara, un po' da padrone di casa in questo evento. Sì, è un evento ormai che si svolge da anni qui nella sala consiliare. Quest'anno è un anno particolare perché è uno dei primi eventi in presenza che siamo tornati a organizzare e quindi ho detto che è stato un motivo di gioia davvero molto forte per tutti quanti. Un evento che serve a promuovere il nostro territorio, le eccellenze vitivinicole abruzzesi, ma quest'anno abbiamo ampliato, no? Quindi abbiamo incontrato anche produttori provenienti da tutta Italia e anche a loro è stato dato un riconoscimento importante. Insomma, un appuntamento che serve a rilanciare un settore già forte che caratterizza la nostra economia, ma che sicuramente da queste occasioni trae occasioni di ulteriore rilancio e potenziamento. Thank you.
Massimiliano Pilone della Recover SRL, che è una startup. Lei ha creduto in questo evento? Sì, tantissimo, perché noi proteggiamo il mondo vitivinicolo. Abbiamo questa startup che si occupa di creare un innovativo sistema di coverage, di copertura dei vigneti on demand. Intendiamo preservare la bellezza del nostro territorio, però attivando coperture che in maniera predittiva capiscono quando arrivano fenomeni come la grandine e mantengono vivo il prodotto dal campo alla cantina sino al mercato. Questo è il nostro must su questo tipo di progetto. Direi che l'Abruzzo del vino si è mosso sempre in questa direzione, favorendo anche la tecnologia, e quindi siamo uniti in questo mondo. Di Lorenzo di Audi Zentrum Pescara si occupa di auto e qui in questo caso ha sposato il vino. Sì, abbiamo sposato insieme alla mia concessionaria, l'Audi Zentrum Pescara, questo progetto insieme a Luca. Siamo orgogliosi, siamo fieri di aver preso parte a questa partnership e abbiamo unito, diciamo, i due mondi, quello dell'automotive e quello del vino. Due mondi diversi ma che possono coesistere, diciamo. Gigli della Edimac, azienda legata al mondo dell'agricoltura, si occupa appunto del mondo agricolo, presente a questa manifestazione come sponsor. Sì, noi siamo da sempre al servizio, al fianco delle cantine, delle aziende agricole, per la raccolta, per la manutenzione delle vigne, con i nostri trattori agricoli New Holland, dove offriamo un servizio di vendita, di noleggio e di assistenza. E quindi questa volta c'è la parte bella della premiazione alle cantine. Ci fa molto piacere premiare una cantina che è anche un nostro cliente. Dovrebbero essere le Tenute I Fauri, che è una grandissima cantina giovane, cantina anche molto importante nel territorio del Chietino. Luca Mazzali, presidente di Adrilog, l'abbiamo vista premiare una delle aziende che ha vinto il Pescara Wine Festival. Lei ha ricordato come l'azienda della quale lei è presidente è anche a servizio di questo mondo. Sì, noi siamo molto contenti di questo premio perché è rivolto a una delle eccellenze della nostra regione, che è il vino. Noi come azienda di servizi logistici siamo da sempre partner di Cantina Tollo e da lì abbiamo fatto partire un progetto che si pone l'obiettivo di garantire per tutte le nostre aziende e clienti il pieno controllo anche dal punto di vista organolettico e della qualità del prodotto. C'è grande cura e attenzione da parte dei produttori rispetto al lavoro che fanno prima ancora in vigna e poi in cantina. Noi vogliamo far sì che questo lavoro non venga vanificato da un servizio logistico che non preservi o osservi tutti i precetti, tutte le regole per garantire che il prodotto arrivi sulle tavole del consumatore finale o di un ristorante nelle migliori condizioni. Gianluca Bisol dell'azienda Bisol 1542, miglior spumante italiano, presente appunto a questo evento. Intanto 1542 è proprio l'anno dell'azienda. Certo, dal 1542 la mia famiglia è una famiglia di viticoltori a Valdobbiadene, proprio nella collina più bella di Valdobbiadene, che è quella del Cartizze. Oggi la mia famiglia possiede 21 poderi, tutti in alta collina. E questa è una rarità nel mondo del prosecco, perché il 95% delle aziende normalmente acquistano il vino e lo trasformano in spumante. No, noi partiamo direttamente dall'uva ed è quello
che ci consente di arrivare a questi livelli di qualità e vincere questi premi. La sua soddisfazione, insomma, non è l'unico premio, ovviamente ne prende tanti come azienda, però questa volta arriva anche il Pescara Wine Festival. Esatto, è bellissimo venire in questa città meravigliosa che adoro, dove ho tanti amici, e quindi venire a festeggiare un ennesimo premio in questo mondo importante, che è quello delle bollicine italiane, che sta avendo un successo planetario, per me è un grande orgoglio, e quindi vi ringrazio, ringrazio tutta la città per avermi scelto, e quindi festeggerò con voi questo bel traguardo. Presidente Marco Massilio, è il momento della degustazione che conclude questa giornata dedicata alle eccellenze del vino abruzzese. Un'altra bella giornata per Pescara e per l'Abruzzo, le eccellenze del vino qui che si possono degustare con grande presenza anche di pubblico che apprezza queste iniziative. Il vino sta diventando uno degli asset privilegiati e trainanti della nostra economia, il Montepulciano in particolare. Negli ultimi giorni i dati delle esportazioni sono stati trainati proprio dall'incremento di esportazione del nostro vino più conosciuto, ma anche le altre etichette e gli altri vini stanno conquistando sempre più fette di mercato. È una cosa importante di cui siamo soddisfatti, continueremo a sostenere la produzione vitivinicola abruzzese. Io spero che tante altre cantine vogliono investire sulla qualità, sull'internazionalizzazione, perché questa è la strada giusta per far crescere i nostri vini e per conquistare nuove fette di mercato.